Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Seiko è un brand che amo e questo non è un segreto, ma se state vedendo qua sul canale sempre più spesso recensioni mie di questo brand, è possibile solo alla gioielleria Ratti di Tortona, il mio nuovo punto di riferimento, almeno tra le mie conoscenze, per quanto riguarda Seiko, quindi sono concessionari, ed è un'attività di famiglia, una gioielleria a conduzione familiare che è in piedi dagli anni 60. Ragazzi sono veramente gentilissimi tutti, io in particolare sto avendo un contatto con uno dei più giovani, la nuova generazione, che è Andrea, che ringrazio tantissimo per questi due prestiti e per la fiducia. E niente ragazzi, se volete comprare un orologio Seiko contattateli su Instagram e sono sicuro che per gli amici del canale riserveranno uno sconto speciale. Oggi ragazzi vi mostrerò due esemplari della linea Street, sostanzialmente i nuovi Baby Tuna 2020. Sono orologi secondo me molto interessanti, con un design molto moderno ma al contempo profondamente tradizionale e ricco dell'anima di Seiko che li ha sempre contraddistinti. Diamogli un'occhiata. A voi il video. Oggi ragazzi vi parlerò di due nuovi modelli di Seiko, identici se non per l'estetica, presentati nel catalogo 2020 e ancora poco discussi, almeno qui nella community italiana. Dopo un po' di tempo il mio interesse verso Seiko è diminuito, penso lo sappiate anche voi, almeno così è stato per tutto il 2019 praticamente. La mia personale delusione riguardo tutta la famiglia 5 Sports moderna rimane. Per quanto riesca a capire quel genere di orologi, non riesco ad apprezzarli, è più forte di me, e anche a causa di questo mi ero un po' intiepidito nei confronti del brand. Il 2020 però è stato una bella boccata d'aria fresca, un anno ricco di sorprese, pieno di nuovi modelli, pensati anche per noi appassionati di vecchia data. Sono stati aggiornati i Turtle, i Samurai, i Monster e, come ben sapete, hanno fatto ritorno, seppur in modo un po' rivisitato, alcune linee del passato della casa. Parlo del New Villard, l'Apocalypse Now, ed in particolare dei Baby 62 Mass, PS, ne ho comprato uno. Ecco, nel grande catalogo 2020 sono spuntati fuori due orologi molto interessanti, secondo me, e fanno parte della linea Street, sostanzialmente la nuova famiglia Baby Tuna. Sono le referenze SRPE 29 ed SRPE 31, gli unici due automatici di questa linea, gli altri sono tutti a carica solare. Con questi nuovi modelli, Seiko ha voluto creare un mix moderno, mantenendo però le caratteristiche estetico-tecniche della sua tradizione, con colori e design pensati per un pubblico più giovane. Ecco, per me, i 5 Sports potevano e dovevano essere questo, ma non lo sono stati. Il nome Street calza a pennello, secondo me. Il feeling estetico di questi orologi, seppur profondamente tecnico e professionale, riesce ad essere fresco e casual, da potenziale everyday watch, perfetto, secondo me, al polso di un ventenne di città. Sono orologi stilosi, molto fashion, se vogliamo, ma che alla base rimangono dei Seiko con la S maiuscola, con tutti i difetti folcloristici tipici del brand, dopo ne parliamo. Uno, in realtà, su tutti. Tutti i modelli Tuna e Baby Tuna sono famosi e riconoscibili per la particolare conformazione della cassa, che è composta sostanzialmente da due elementi, il cuore dell'orologio, quella che in genere è la normale cassa, ed un guscio protettivo esterno che la avvolge, fissato con tre viti e facilmente rimovibile, anche se lo sconsiglio perché l'orologio nasce con questo design ed è pensato così. Così come per gli altri subacquei di Seiko, le dimensioni contano relativamente. Questi nuovi modelli appaiono molto compatti, ed anche se sulla carta i 43 mm di diametro possono spaventare chi ha un polso più piccolo, vi assicuro che vestono che è una favola. Questo grazie al lug to lug di 44 mm, veramente contenuto. Lo spessore invece è di 12,7. La cassa è in acciaio ed il colore scuro che vedete è un rivestimento PVD in carbonato di titanio, che in teoria, oltre all'effetto estetico che lo scurisce, lo renderebbe più resistente ai graffi, ma qui sarà tutto da vedere nei prossimi anni. Ad ore 4 circa troviamo la corona a vite, grande il giusto, che non ingombra particolarmente ed è comoda da utilizzare, con un grip molto piacevole. L'avvitamento è perfetto, fluido e performante, ed una volta avvitata garantisce all'orologio i suoi 200 metri, certificati ISO. La lavorazione della cassa, come detto prima, è piuttosto elaborata e a livello di finiture è fatto veramente bene, come Seiko ci ha sempre abituato. Il guscio è tutto satinato, così come la ghiera, che presenta un'aggressiva e tagliente trama con dei solchi che rendono il grip a dir poco perfetto. Meno perfetto, secondo me, è però il meccanismo della ghiera. L'ho trovato un po' leggero e soprattutto non particolarmente preciso. Gli scatti sono 120, ma a tatto sembrano quasi 60. Non so come spiegarvelo bene a parole, ve lo mostro direttamente e vi faccio sentire il suono. A tratti sembra che quelli che dovrebbero essere due scatti separati e distinti siano fusi insieme. Ho visto ghiere migliori.
Dall'altro lato però la morbidezza di una ghiera su un diver è direi fondamentale, come dico spesso la prova guanti da sub qui è assolutamente superata. L'inserto è veramente stupendo, però non conosco il tipo di materiale con il quale è costruito, perché non è indicato da nessuna parte, né sul sito né da altre parti su siti terzi di venditori, ma l'effetto che dà è quasi da bachelite, quindi trasparente con vari livelli sottostanti. Se avete informazioni a riguardo, ragazzi, sono molto curioso, ditemelo qui sotto nei commenti. Avrei gradito sicuramente più dettagli da parte della casa produttrice. A livello cromatico è diviso in due parti su entrambe le referenze. Nella SRPE29 che state guardando è nero e beige come quadrante e cinturino. La scala per la decompressione è sotto all'inserto e dove vedete che è bianca, quindi fino ai 20 minuti, è completamente retroilluminata. Tanta roba, un inserto tridimensionale, ben curato e realizzato coi fiocchi. La SRPE31 invece è grigia come vedete, bella anche lei, ma devo dire che preferisco l'altra color sabbia. Scendiamo adesso verso il quadrante, contorniato da un reo con le tacche per la minuteria. La base su entrambe le referenze è matte, opaca, davvero tool watch. Gli indici applicati sono realizzati veramente bene, con una cura per il dettaglio che si vede anche da vicino. Sono tutti lucidi e racchiudono al proprio interno un'abbondante dose di lumibrite che si erge con un effetto cicciottoso che ne fa percepire il volume. La grafica è stampata, troviamo in alto ad ore 12 il logo di Seiko, molto semplice e classico, mentre sotto abbiamo la X di Prospex, che fa pensare più alla modernità, con Automatic e Divers 200 metri. Vi ricordo che questo orologio, come praticamente tutti i diver di Seiko, rispetta gli standard ISO ed è definibile professionale sotto ogni aspetto. Ad ore 3 troviamo l'immancabile finestra giorno-data, così come su tutti gli altri modelli dotati del calibro 4R36, lo stesso del Turtle. Il colore di base dei dischi è nero e riprende i toni scuri di cassa e inserto. Le lancette sono piuttosto semplici, in armonia con lo stile dell'orologio, senza fronzoli e che puntano alla performance di leggibilità e di luminosità al buio. Sono a bastone e pinne zeppe di lumibrite con una finitura satinata. Quella dei secondi invece è lucida e presenta una punta affusolata con freccia luminescente. Al buio le due referenze brillano di luce propria, fotoniche. La differenza cromatica che vedete è data dal colore della pasta che sulla SRPE29 è leggermente ingiallita. Per quanto riguarda invece la potenza, la reattività e la durata sono praticamente uguali, i massimi livelli. Veramente Seiko domina sotto questo aspetto. Ma parliamo di quella che secondo me è una grave pecca di questi orologi, il vetro. Se su un SKX da 200 euro o anche un vecchio Turtle potevo tollerare il vetro minerale, l'Hardlex di Seiko, qui la trovo una scelta sbagliata. Per i 580 euro di listino che costa questo orologio, un vetro che alla prima bottarella si graffia, parlo per esperienza, non va bene. Un punto a favore dell'Hardlex può essere magari la sua trasparenza, ma è un materiale che a lungo andare può opacizzarsi riempendosi di graffi più o meno leggeri, che si sarebbero potuti evitare semplicemente con uno zaffiro, praticamente inscalfibile, che ormai troviamo pure su orologi da 100 euro, quindi non è una scelta sensata, almeno secondo me. Un orologio pensato per i giovani, magari anche neofiti, quindi non particolarmente attenti o appassionati, soprattutto a questo prezzo deve essere robusto, un grosso peccato secondo me. Una lancia a suo favore la spezzo però, c'è da dire che essendo piatto e sovrastato da ghiera e cassa è abbastanza protetto, ma consiglio a tutti i futuri acquirenti di stare molto attenti a non sbatterlo di qua e di là. Girandolo troviamo un fondello a vite, in acciaio, senza trattamento scuro. Al centro troviamo il medaglione lucido con l'onda di Seiko, veramente favolosa, con una parte intorno satinata con varie incisioni al laser. Non sto ad aprirlo ragazzi per due motivi, non è mio e non voglio graffiare il fondello, ed è un movimento che abbiamo già visto e discusso un sacco di volte, il 4R36 di Seiko, che nei microbrand è l'NH35 o 36, lo stesso movimento che c'è dentro il Turtle e dentro tutti gli automatici entry level di Seiko. Batte a 21.600 alternanze ora, ha la carica manuale e il fermo macchina ed è uno dei calibri dei movimenti più solidi e robusti della sua categoria, quindi nella fascia economica. Semplice, industriale e per nulla rifinito però, ma tanto il fondello è chiuso. Diamo un'occhiata al cinturino, su entrambe le referenze sono in silicone, cambia solo il colore. La flessibilità e la morbidezza sono ottime, in mano regala una piacevole percezione di qualità e al polso non prude per niente e rende l'orologio comodissimo. Fibbietta e passante sono anch'esse trattate a PVD, un cinturino davvero ottimo, 10+. Al polso questi orologi mi regalano una sensazione davvero piacevole, l'estetica è vincente, molto particolare, non convenzionale. La cura per il dettaglio c'è, così come ci sono tutti gli altri elementi tradizionali che piacciono a noi appassionati. Ha un'ottima corona vite ed un'impermeabilità importante e certificata. Lo vedo un po' come un esperimento da parte di Seiko, non mi ricordo di altri modelli sia diciamo fashion che anche professionali, una cosa che ho gradito molto.
Quello, ripeto, non si sono persi via come i 5 Sports magari, che sono dei Seiko nell'estetica, ma secondo me non nell'anima. Mi piace molto questo nuovo spirito, spero di vederlo in futuro e molto molto più spesso. Rimane però la mia perplessità riguardo il vetro, un dettaglio che per forza di cose rende l'orologio meno muletto, meno resistente di quanto sarebbe potuto essere, perché se utilizzato con troppa leggerezza, i grafi fastidiosi, ve lo dico, arriveranno, è inevitabile. Il listino di 580 euro secondo me è decisamente troppo alto, avessi avuto il vetro zaffiro non avrei avuto praticamente nulla da ridire. Ve lo consiglio solo se scontato, a quel punto sì, sono sicuro che lo street price, come è già successo in passato per altri Seiko, sarà decisamente più accessibile. Se siete interessati all'acquisto, vi consiglio di contattare su Instagram Ratti Gioielli, link in descrizione. Per gli amici del canale riserverà uno sconto particolare. Sicuramente un design così moderno va capito e so già che dividerà gli appassionati. Ho avuto un assaggio dei vostri commenti su Instagram qualche giorno fa riguardo questi modelli che andavano dal bellissimo stupendo al orribile inguardabile. Allora, ragazzi, ditemi qui sotto cosa ne pensate dopo aver visto una recensione completa a 360 gradi, perché secondo me questi orologi sono la perfetta unione tra la tradizionalità di Seiko, quindi un diver certificato con una cassa iconica, ad un fascino, ad uno stile, diciamo un po' più stiloso, che guarda anche al futuro, che guarda ai giovani. Quello che appunto, come ho detto più volte nella recensione, potevano e dovevano essere i 5 Sports. Quindi secondo me questo orologio, questi orologi, sono un ottimo esperimento perfettamente riuscito. Volevo ringraziare come sempre tutti i miei patrons, ragazzi gentilissimi che mi aiutano a portare avanti questo canale, finanziandomi di fatto con una donazione su base mensile. Tra di loro ci sono anche alcune aziende che hanno scelto di sostenermi con un tier un po' più corposo rispetto a quello base, con in cambio una spinta sui miei canali social, quindi YouTube e Instagram. Se sei un'azienda e sei interessato a questo tipo di pubblicità, dai un'occhiata qui sotto al Patreon e potremmo discuterne in privato. Per tutti quelli che invece non sono ancora iscritti al canale, siamo quasi 60.000 persone, ragazzi, aiutatemi ad arrivarci il prima possibile, iscrivetevi cliccando questo link. Grazie mille e alla prossima!